necessaire culturale. Estou com mal de testa. Ah, minha cultura diz te e tua erva. Se sou espírita, passe de um espírita. 80% se regla com a cultura. Se sono brasiliano dico, se ho mal di testa prendo questa erba, se sono invece nel momento spirita chiedo l'imposizione delle mani. Ognuno fa ricorso alla propria cultura. A primeira coisa que os evangélicos fazem é dizer: esta necessaire é coisa do diabo, de Satanás. A prima coisa que fanno nei evangelici, não usem. Necessaire é del diavolo, non usarlo. E dão uma outra. Ne danno un'altra. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. Para onde vão, levam ela. Ovunque vanno, se la portano dietro. Então, o 80% de autonomia que a pessoa tinha, perdeu. L'80% di autonomia che la persona aveva lo perde. Agora è dipendenza totale deste livro. È dipendenza totale da questo libro. E muito sob o pretexto de tirar o diabo de dentro. E molti con il pretesto di togliere il diavolo da dentro. Terminam tirando o homem de si mesmo. Finiscono col tirare via l'uomo da se stesso. Tirando a sua capacidade crítica. Buttando via questionar. La capacità critica, di fare domande. E eu vejo essa educação da obediência. Eu vejo questa educazione all'obbedienza. Sempre amém. Amém. Sempre sim. Amém. Teve uma época que eu vi, por exemplo, nas igrejas tudo é palavra de Deus. Amém. Nas universidades, as pesquisas provaram. Amém. Vamos criar um espaço para dizer eu. Criamos um espaço para dizer eu. Eu estou sofrendo por isso, por isso, por isso, por isso. Eu estou vivendo com isso, sofrendo com isso. E a terapia comunitária é esse espaço da subjetividade. La terapia comunitaria è lo spazio della soggettività. Onde eu posso falar da minha dor. Dove posso parlare del mio dolore. Dos meus equívocos. Dei miei problemi. Sem ser julgado, criticado ou eliminado. Sem ser giudicato, eliminato, criticato. Então, outra palavra-chave é inclusão. Altra parola chiave è inclusione. Você sabe que a palavra exclusão? Sapete che la parola esclusione, que vem do latim ex, excludere, não é jogar fora, é impedir que entre. Non è buttar fuori, ma impedire che entri, il significato etimologico della parola esclusione. Ex, ex. Fuori dal chiuso, escluso. O outro quer entrar e nós não deixa entrar. L'altro vuole entrare, não é jogar fora, non lo lasciamo entrare, entrare. Non è buttarlo fuori, non fanno entrare. Então, eu acho que, e uma coisa positiva é que o terapeuta comunitário, ele é partir donante e partir prenante. Il terapeuta comunitario è colui che dà ma anche colui che riceve. Ele cresce com o grupo. Cresce insieme al gruppo. Ele continua sendo expert. Eu, quando termino a terapia comunitária, se alguém necessita de um psicotrópico, eu estou ali. Sempre 20 pessoas, vem 5. 6. E quando finisco la terapia comunitaria dico alla fine, se qualcuno ha bisogno di medicine, no? Insomma, venga qui. 5, 6. Vengo poche persone adesso. 4, 5. Ok, vamos. Molto obrigado. Foi um prazer poder compartilhar com vocês. É stato un piacere condividere con voi. Já estou 3 semanas que estou viajando. 3 settimane che sono qui in Europa. Comecei em 3 dias em Grenoble. Cominciato in Francia, a Grenoble. Depois fui para Bruxelas 2 dias. Fui a Bruxelles 2 giorni, vejo. O congresso de Luxemburgo, apresentamos a terapia comunitária, era saúde mental e... Abbiamo presentato la terapia comunitaria in Lussemburgo al Dipartimento di Salute Mentale e che chiama Retablissement e Stabilissimento. Istituzioni. Tanto che a 4 dias febbre, eu nunca fazia anos que eu não adoecia. Hoje eu estou um pouco melhor. Siamo andati in Svizzera e adesso però sta meglio. Ok, e eu espero che no prossimo anno sta previsto. Nel prossimo periodo, a giugno, immaginiamo di ritrovarci. Intanto volevo anche ringraziare
una serie di persone e istituzioni che ci hanno consentito di organizzare questa serata. E iniziamo da Maura Fabbri, Caritas di Bologna, grazie a lei. E ragionavamo proprio sui gruppi di automutuo aiuto le prime volte, dopo una, perché mi ero ritrovata con Maura a ragionare su quale potesse essere una linea successiva di sviluppo dei gruppi di automutuo aiuto laddove non ci fosse un unico problema, ma più saperi e più problemi da mettere in gioco. E quindi quello era stato un punto di partenza. Ringrazio molto le associazioni che ci hanno consentito di mettere a fuoco il problema, fra queste proprio quelle concentrate sul progetto povertà, l'istituzione Sara Zanetti. Senza Don Massimo questa serata non ci sarebbe stata, anche perché parlare con lui trovato dalla Svizzera, dal Brasile o che altro, francamente è un macello. Ringrazio Jean Paul, ma soprattutto dico a voi che se avete interesse, la nostra intenzione è provare a sperimentare l'attivazione di un percorso di formazione che consenta a persone che appartengono a organizzazioni diverse di ritrovarsi in un momento di formazione che è composto da 3 moduli di 4 giorni ciascuno in residenziale. Se abbiamo un ascolto rispetto alla proposta che vi lanceremo, ipotizziamo di fare il percorso a giugno e soprattutto immaginiamo che questo percorso ci consenta di ritrovarci verso una scommessa che è quella del riragionare insieme, partendo anche dal fatto che ci stiamo cambiando di vesti, le province stanno cambiando, ci troviamo di fronte a situazioni rispetto alle quali i comuni hanno delle modalità diverse di pensare gli interventi, c'è molta sofferenza, forse non sempre delle risposte istituzionali che corrispondono. Allora io so che se sono nel quartiere Savena ho certe forme di assistenza, situazioni di disagio scolastico, c'è Francesca e Giosuè con la quale abbiamo in altri contesti parlato di queste cose. Allora l'idea era, perché non ci troviamo e ci confrontiamo anche riconfrontandoci sull'uso delle parole, dei termini, e automutuo aiuto, interesse, qual è la parte, e questa è la proposta che vi facciamo. 40 sono le persone che ipotizziamo di formare, ma perché la nostra idea è che queste 40 persone, se sono vere le cose che ci racconta, diventano una cosa incredibile, perché alla fine le persone che davvero hanno bisogno di interventi patologici possano accedere a quelli che sono gli interventi o a loro, come dire, per loro necessari, e gli altri invece iniziano anche a sviluppare altre modalità di dare risposte a sofferenze e altro rispetto a, come dire, delle questioni che ci appartengono in modo comunitario. Quindi io spero una rivederci a giugno e spero anche... Bisogna prenotarlo, infatti oggi abbiamo visto che lì a Parigi, presumibilmente sul finire di maggio, lui proponeva anche come giornate, lì abbiamo detto però abbiamo detto che ve lo chiediamo, perché le sue giornate erano il 31 di maggio, 1 di giugno, 2 di giugno e 3 di giugno, dopodiché abbiamo detto ma da noi è un po' festa. Allora dice, allora potrei prendermi io qualche giorno di ferie, magari là, passare anche un periodo. E invece noi immaginare il nostro percorso di formazione 4, 5, 6 e 7 di giugno. E 3, dicevo, sono i moduli, 2 potrebbero essere ipotizzati nel 2015, quindi è così, perché giugno è già 2015, per poi completare il quadro nel 2016. Se vi va, noi vi manderemo l'informazione, la faremo circolare, e vi dico che quella di mescolare i saperi, di fare in modo che questi diversi saperi entrino in una circolazione che consenta poi anche di sviluppare forme di conoscenza diverse e meno statiche. Scusate, una cosa velocissima tecnica, siccome molti di voi hanno chiesto le slide le potete trovare al sito www.aetcg.it, il primo. E poi le pubblicheremo appena possibile anche sul portale di Volabò.
però se siete interessati al percorso che ci ha appena illustrato Cinzia, potete lasciare la vostra mail in stampatello nel foglio bianco dove c'è già un po' di ci sono già un po' di persone che stanno lasciando la mail. L'abbiamo messa nel foglio firme. Sì, poi dopo noi facciamo un certo. E grazie, grazie a questo congresso. Stavo in Argentina. Ah, mentre c'era Fortaleza. Io mi dicavo, e lei, Argentina, Milano.